I concerti italiani tornano a Londra. Il Regno Unito si avvia verso la normalità nel 2022, soprattutto per quanto riguarda la musica, perché vede il ritorno dei big della musica italiana nella capitale inglese. Stiamo parlando di Maneskin piuttosto che di Ligabue. La musica italiana a Londra ha visto uno stop a causa della pandemia nell'ultimo anno e mezzo. Seguiamo il servizio di Chiara Pedrazzi per vedere quali sono le date dei concerti già fissate. Dopo più di un anno di assenza dei grandi eventi italiani nel Regno Unito, si prospetta un 2022 molto interessante per la musica italiana a Londra. Sarà il rock a fare da padrone, con alcuni artisti di primo piano che si esibiranno nella capitale inglese, a partire dai Maneskin ormai affermati a livello internazionale. Ma verrà anche Ligabue, Gianna Nannini e Zucchero, il cui concerto di maggio del 2020 era stato annullato a causa della pandemia. Per chi invece preferisce musiche più melodiche, arriverà Ludovico Einaudi con 5 date e ci sarà anche il vincitore di Sanremo, Mahmood. Spazio anche al jazz con Mario Biondi. I Maneskin apriranno il tour europeo nella City il 6 febbraio all'O2 Academy di Brixton, ma i biglietti sono già tutti esauriti e per i ritardatari non ci sarà più posto. Posti disponibili invece per 2 delle 5 date in programma per Ludovico Einaudi. Passerà dall'Eventim Apollo il 21, 22 e 23 marzo, prima di trasferirsi sul palco dell'Alessandra Palace Theatre il 26 e il 27 marzo. Aprile sarà il mese degli appassionati di jazz, con l'esibizione di Mario Biondi alla prestigiosa Union Chapel di Highbury Islington, dove si esibì Vinicio Capossela appena prima della pandemia. E proprio a causa della pandemia il jazzista italiano aveva dovuto cancellare le precedenti esibizioni londinesi, che per questa unica data, il 5 aprile, segna già il tutto esaurito. Ad aprile ci saranno anche i Rhythm Blues di Zucchero, che il 21 e il 22 del mese si esibirà alla Royal Albert Hall. Per queste due date è meglio affrettarsi perché i biglietti a disposizione stanno finendo. Per chi ama Gianna Nannini, l'appuntamento è all'O2 Shepherd Bush Empire il 27 aprile, con i biglietti ancora disponibili. Con il mese di maggio arriverà anche Mahmood, che si esibirà il 2 sempre all'O2 Arena di Shepherd Bush, e anche per lui sarà l'occasione per recuperare i concerti cancellati dai lockdowns. Per l'italo-egiziano i biglietti più economici e ancora disponibili. Ultimo ma non ultimo, Luciano Ligabue, ancora all'O2 Shepherd Bush Empire, sul palco domenica 22 maggio, con i biglietti a partire da 53 sterline.